Secondo fallo di Eric Green dall'inizio dell'incontro. Secondo Aison ha preso questa volta non da Green ma da Curno, prova dal dietro, quello fatto, palleggio incrociato, mano sinistra, c'è Cody, ci ha portato fuori dall'arco, rivuole il ritorno del suo numero 11, per giocare pick and roll, c'è invece il cambio di lato, si va da Snyder, che morbido, come noi abbiamo detto nel primo tempo, si dice bene invece questa prima conclusione del terzo periodo. Con una partita diretta, che è sempre quella più difficile, che adesso sì, che parità raggiunta la parte del Legna sul 37 pari, è la prima volta dopo lo 0-0 della palla 2, sì, quindi riesce ad impattare l'incontro, tutto in montagna definitivamente scalata, Orso stoppato da Del Roy James, che è il quinto stoppatore in Serie A con 1,2 a giornata. Qui stampa letteralmente il tentativo morbido dell'austriaco, va su Dyson, ma forse anche frenato da quella schiena dolorante, c'è il recupero da Rocky Bassi che si lancia in contropiede. Pessima idea di Chester Nelson, che aveva praticamente perso il pallone, di darla dietro all'altro lungo che stava arrivando in corso. Classico passaggio suicida perché è cieco, non vedi quello che succede. Orson sarebbe andato in morte, ma certamente non si aspettava la palla sotto forma di assist in quelle condizioni da parte del compagno. Dyson per James, vuole prendersi sempre l'area con la mano meno forte e va su abitando, invece per pasticciare, per perdere letteralmente un grosso pallone in attacco. Era marcato dal giocatore più piccolo, aveva tutto l'interesse a fare un movimento controllato, l'ha fatto troppo veloce, favorendo la rapidità del più piccolo difensivo. Comunque ha tracciato Cresti in piedi, i modi diversi di seguire la partita in questo inizio del secondo tempo, Green prova a prendersi lo spazio, molto bene appoggiandosi al tabellone, troppa energia però, troppa forza alla sua conclusione. Green sta perfino un suo rimbalzo, vuole il corso corto, andando a tutto campo, palleggio con la mano destra, ora con la mano forte, vuole Jaron Dyson per ragionare a metà campo. Adesso per chiudere l'azione, 7-48 alla fine del terzo quarto, Nair dalla parte opposta del campo, bel ribaltamento con Benjamin Gordon che non può far altro che spendere il fallo per la troppa velocità di lui che lo aveva attaccato. Lo vedete? Col fallo con la sbracciata nei confronti del giocatore americano, lo sforzo delle squadre che pur di non prendere faccia uno contro uno cambiano tutti i ruoli, ma è chiaro che poi Orner non può partire difensivamente non subendo uno contro uno. Snyder aspetta l'uscita due piedi di Dyson che vuole spezzare quel raddoppio, un po' di difficoltà di controllo, adesso lui si tira quasi da casa sua! Che ci riesce a centrare il fondo della retina! Primo vantaggio Brindisi dall'inizio del